Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay It, terzo episodio su Craftopia. Andremo a vedere altre cose, non abbiamo fatto grossi passi avanti insomma finora, però stiamo più o meno guardando le specifiche di questo gioco, insomma le sue features. Qua abbiamo l'altare del trasporto che abbiamo visto prima, possiamo andare in due direzioni, possiamo andare in su o in là. Io andrei in là e usando un... no, non possiamo andare in là, sì possiamo andare in là, cliccando, spendendo... del denaro e del legname abbiamo scoperto una nuova isola. Possiamo viaggiare là, però nemici di livello 8. Quindi a questo punto io proverei anche a esplorare qui per vedere, magari non ho preso per sbaglio un livello troppo difficile. E poi abbiamo anche l'incognita del dungeon, che è il dungeon dell'isola, quindi mi viene da pensare magari che ogni isola abbia il suo dungeon privato. Vi avevo detto che probabilmente il gioco aveva, l'ho detto al primo episodio, il gioco avrebbe avuto una serie di dungeon, quindi sarebbe diventato anche una sorta di dungeon crawler ed effettivamente è tutto già pronto. Allora, apriamo anche questa. Questa è un'isola sempre di livello 8, quindi direi che dobbiamo viaggiarci, ma a livello 8, noi siamo a livello 4, quindi direi che non è il caso. Io prenderei qualcosa per curarmi in caso di incidente, quindi io adesso prendo l'heal, lo metto lì e vediamo poi se funziona. Vediamolo subito. Ok, mi sono curato, ho usato del mana che mi si rigenera. Vorrei essere sicuro di poter fare magari una spada o un qualcosa per fare un po' di danno. Facciamo una spada di pietra, così magari facciamo anche un po' di danno. Lo scudo dubito di poterlo fare. Infatti mi serve del copper e del copper non ho. Quindi niente, andiamo così e vediamo che cosa riusciamo a fare. Indubbiamente devo rimettere tutto all'interno. Mettiamo la spada qua, la lancia, la torcia, quello che è, lo mettiamo via. E magari... sì, l'1 e il 2 le abilità e la spada come arma. E direi che fa anche un buon danno. Comunque, andiamo a cercare il dungeon che abbiamo trovato prima. Non mi ricordo più. Beh, diamo un'occhiata alla mappa che vedete si è completata, molto bella, devo dire. Questo è un dungeon, ma ce n'è un altro anche di là. Molto bene. Vabbè, abbiamo evidenziato dov'è, quindi è possibile selezionare sulla mappa i luoghi dove andare. Mi ispira molto, molto, molto. Sono stanco. Ho bisogno un altro di questi. Quindi, Wooden Axe. No, fa sempre comodo. Un po' di roba. Ok, andiamo. Il dungeon è questo. Molto figo. Non c'è mappa. Zelda style, prendiamo un po' di roba che comunque è tutto comodo per poterlo rivendere, tutta la roba che poi comunque non ci serve. Ho recuperato un po' di... anche un arco, fantastico, l'arco non l'abbiamo craftato, lo mettiamo qui. E il glider me l'ha equipaggiato, quindi non necessito di tenerlo lì. Vediamo se funziona, mi si sfoca il personaggio. Ok, non ho equipaggiato le frecce. Le frecce dove cacchio sono? Materiali, build, equipment. Non ce le ho le wooden stick, equipment. Boh, non lo so, non so dove sono le frecce. Non ne ho prese. Va bene, dai, niente. Poi ci guardiamo. Tanto. Ok. Cooking oil, c'è un botto di oggetti comunque. Vabbè, lì c'è un goblin. Che poi mi posso mettere così anche. Ma mi ha già visto. Usiamo l'abilità del triplo colpo, ma... ok, intelligenza artificiale molto stupida, devo dire. Ma questo ne farò un vantaggio per me. Oia, però colpisce forte. Fortunatamente lo uccido. Lancio l'incantesimo di cura. E mi curo abbastanza. Poi diamo un'occhiata se... altra cura. Boh.
mi lasciano relativamente in pace, no? Sì, Hitbox ampiamente da rivedere, ma ovviamente il gioco è appena uscito ed è un indie. Ce ne fossero più di indie così. Alla fine siamo spesso a provare degli indie da cui probabilmente pretendiamo forse troppo. E gli indie sono così, tipo quello che va a imboscarsi lì. Va bene, dai, intanto abbiamo schivato il colpo, il primo, abbiamo fatto il livello 5, ormai siamo quasi a livello di questi mob, magari prima di uscire riusciremo a fare anche il livello 6. C'è una porta chiusa lì e c'è quello che sembra essere un capo tribù, uno sciamano, il goblin sciamano, quindi speriamo sia il livello quello finale, insomma, che è quasi morto. Ed è morto, abbiamo preso un seed paddy, quindi poter dei semi da poter piantare. What is this? Non lo so, perché brilluccica, ma non mi sembra abbia nulla di che. C'è un forziere particolare, c'è una salsiccia con le erbe, molto buona, dicono. Di là non c'è niente, quindi proseguiamo. Si è aperta la porta, ah figo. Non, ripeto, non c'è mappa in questo piccolo dungeon. Piccolo è tutto da vedere, insomma. E poi per finire, finito il dungeon, se moriremo o meno non lo so, andremo a visitare una nuova isola. Ok, questo mi sembra un po' più un po' più agguerrito di quello di prima, però usiamo il multicolpo, il lizard, non sono più goblin, sono veramente in tanti qua, però mi tocca curarmi spendendo mana. Boia mondo. Ok, mi scusi. Ok, uno è andato. Livello 6. Ok, sono arrivato. Sono fatto. L'avevo prevista giusta. Sono veramente in tanti qua, però, eh. Facciamo il multicolpo così. Chi prendo, prendo. Curati. Ok, però dovresti anche colpire. Ok, grazie. La spada non è messa benissimo, quindi magari la ripariamo immediatamente. Spada qua. Non posso ripararla? No. E questa? Ah, ne ho due di spade. Ripay, eh. Va bene. E poi raccogliamo anche le pelli che abbiamo fatto. Quindi magari evitiamo di andare in giro in costume, insomma. E ci mettiamo magari un vestito. Vediamo quante pelli abbiamo accumulato. 12 pelli. Ne servono 20. No, però aspetta. Pelli e pelli. Leather e leather. Ah, no. Comune. Non lo so, li fa a mazzi, insomma. Quello lì va ucciso perché sennò non si apre la porta, quindi direi che poniamo subito fine alle sofferenze. Ok, e la fine del tribù là. Livello 7. Livello 7, porta ancora chiusa. Come mai? Perché bisogna cliccare... No, si è aperta adesso. Ok. Niente di eccessivamente complesso, cioè questa sorta di stanza un po' alla Zelda dove si... Eliminano tutti i mostri e si avanza. Qua ci sono solo forzieri, nessun nemico. Quindi proviamo a aprire. C'è un osso, delle frecce. Molto bene, proviamo a equipaggiarle, le frecce, così almeno... Eccole qua. Svudenaro, l'equipaggio. Ok, così se prendo l'arco posso sparare con la freccia. Ok, infatti vedete che ha... Ok. Non ho frecce, le ho già finite. Si può? Sì, possiamo aprire e si esce, si va alla fine. Sempre che non ci siano trappole in questa uscita, ma forse ci sono due dungeon su questo, su quest'isola. Dovrei dare un'occhiata comunque. Ok, usciamo. Il boss, l'ansia, il golem antico. Ok. Sta facendo un super strong. Aia! Curati. Beh, approfittiamo del fatto che non è livello 14. Ma che poi nell'ultimo periodo io non sto neanche disprezzando i giochi stile giapponese, un po' come stile di combattimento di questo tipo, piuttosto che la musica, piuttosto che i robottoni, quindi non mi dispiace. È probabilmente troppo forte per me questo boss.
very strong, c'è anche un mega punto esclamativo sopra, quindi, e continua a colpirlo nonostante lui faccia la super mega mossa. Aspetta che forse mi sono buggato al suo interno e riesco a sdrumarlo anche da così. A sto punto, piuttosto che soffrire così, preferirei morire e fare altro. Però fa molto male così. Sembra che la spada si sia quasi rotta. Posso ripararla in corsa? Spada. Spada. Ripara. Sì, durante il combattimento stiamo affilando l'arma. Ma in realtà io potrei prendere delle abilità di combattimento. Aumento ancora una volta questo. Due volte, tre volte. Livello 5, il triple slash. Sto un po' buttando i punti, però ho fatto i livelli abbastanza velocemente, quindi magari mi curo e poi gli lancio il triple slash. Magari vediamo che danno fa. Alla fine io sono a livello 7 e lui è il doppio di me, esattamente il doppio. Niente, mi lascerò morire a questo punto, perché non credo di poter affrontare questa cosa così troppo più grande di me. Sì, non sono neanche a metà e la sto rischiando. Cioè, diciamo che per sfinimento forse potrei farcela sfruttando qualche baghettino, ma... Puoi colpirlo, grazie. Però, oddio, adesso inizio un pochino a crederci, eh. È a metà, quindi... Secondo me si può fare. Potrebbe essere un nuovo capitolo nell'era di Indy dove finalmente vinco una lotta con il boss. Non lo so, vediamo. Potresti colpirlo? Non ho abbastanza mana. Vabbè, ascolta. Non voglio morire adesso. Sì, direi che a questo punto usiamo il mana. Ci curiamo e andiamo a dargli gli ultimi colpi, ma secondo me non c'è molto scampo per noi, calcolando anche il fatto che a breve abbiamo rotto la spada e stiamo continuando a pugni. Vediamo se riusciamo a riparare in modo molto ridicolo la spada spendendo del denaro. Ecco, quando siamo qui lui non ci colpisce, quindi possiamo curarci con il e poi fargli la mega mossa, la 3. E poi, magari, siamo fortunati, ci mettiamo esattamente sotto di lui. Sotto le gambe non riesce a colpirci. Ok, questa è l'idea, è il momento giusto. Curati, curati. L'abbiamo ridotto in pezzi! Grandioso! È diventato viola adesso, quindi forse ce la possiamo fare. Aia, 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 aia. Continua, ti prego. Non mollare adesso. La spada è rotta. La ripariamo per l'ennesima volta, spendendo 12 monete d'oro. Siamo quasi morti. Curati, curati, curati. La spada... continuiamo col piccone. Te devo dire. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Niente, siamo praticamente morti. Non abbiamo più mana, non abbiamo più niente. Vediamo se riusciamo almeno a riparare la spada. Bisogna aspettare senza farsi vedere. Magari poi abbiamo anche delle pozioni di cura, non lo so. Prendiamo la spada, facciamo la mega mossa. Ok, è il momento. Sì. Grande sconto, grandissimo sconto.
E abbiamo finito il dungeon proprio contro ogni più pessima aspettativa. Quindi dovremmo incontrare. Vabbè, ci sono altre cose da fare qua, insomma, però. Tutto molto bello, ma. Che cos'è questo? Open. Ah, abbiamo usato la cosa lì, ok. Io aprirei questo, che è lo scrigno più importante. All'interno troviamo uno scudo d'argento, una spada a una mano, uno stone glider, una delle spade molto belle e questo, che è un'altra spada, insomma. Molto bene. Ok, molto bene. A posto, abbiamo fatto. Ah, con G si mette il punto, insomma, per vedere dove si va. Bene, dovremmo aver concluso il dungeon. Infatti, siamo nuovamente qui. E a occhio, direi che da questa parte ce n'è un altro. Però a me non interessa, perché a questo punto, come ultima cosa, io proverei ad andare a vedere che cosa succede dall'altra parte dell'isola, cioè in un'altra isola, o meglio, stiamo riposando. Adesso qua c'è un forziere che vorrei andare ad aprire prima di tornare a casa. Perfetto, anche una frittata abbiamo trovato. Ok, molto carino. Calcolando che ora lo stiamo vivendo come un survival qualsiasi. E dovete calcolare che appunto non abbiamo visto nulla di tutto quello che riguarda automazione. Perché se guardate su Steam trovate principalmente cose di esplorazione. Quindi. Enemy level 11, enemy level 8, travel e viaggiamo fino a lì e vediamo che cosa si trova su quell'isoletta lì. Voglio anche capire come si fa poi a tornare indietro, perché io ho messo tutti i tavoli su quella e non voglio poi trovarmi da una. Altro giro. Ok, no, c'è sempre questa. C'è sempre questa, quindi alla fine c'è tutta un'altra serie di cose. Da vedere, da scoprire. C'è una torre, che è un cammello. Salve cammello, posso? Si può? Perché poi ogni, e ho dimenticato di dirvelo negli scorsi episodi, è possibile addomesticare la maggior parte degli animali e anche addirittura i mostri. Quindi sarà molto molto interessante questo titolo da vedere nei prossimi mesi. Open, che cos'è che ho aperto? The Pillar of Heritage. Cosa ho preso? Cos'è? Pillar of World Heritage? L'eredità del mondo? Ma cosa fa questa cosa? Vediamo un po'. Un grande pilastro dell'antica civiltà. È colorato dagli dèi. Beh. 5.000 se lo vendiamo. 5.000. Quindi a questo punto voglio vedere se mi co. Boia mondo, quello livello 8. Vabbè, no, non mi interessa, scusate. Voglio andarmene. Perché vorrei tornare a casa e dare un'occhiata, magari se mi costa qualcosa tornare alla mia base principale. Mi scusi per favore, che sono ancora in mutande io. Vai lì, Travel. Addio, arrivederci. Vediamo se mi ha costato soldi. Io non so onestamente cosa pensare perché sono meravigliato. E tra l'altro, la cosa che mi stupisce di più di questo titolo è che di quello che abbiamo visto. Non è, e quello che abbiamo visto è interessantissimo, ovviamente grezzissimo da sistemare, però non c'è nulla di quello che io ho visto. Quindi il meglio deve ancora arrivare. Questo è il mio pensiero. Ora, come ultima cosa, voglio. Questa è una litografia. Ok, vabbè, che vale un sacco di soldi. Vorrei equipaggiarmi prima di finire il gameplay. Vediamo se c'è la possibilità di fare il contrario, no? Equipment. Seed paddy, no? Ma l'equipment, io non ho preso mica della roba da mettermi. Non lo so. Onestamente. Usable item, no, qua sono tutte cose da mangiare. Charcoal, no, boh. Lo scudo sì, e ce l'ho.
Seed potato. No, non ho niente da mettermi. Mi sarò sbagliato io. Boh. Comunque, lo scudo ora c'è. Quindi, vabbè, lui è mancino, quindi vabbè. Però, insomma. Bene, ragazzi, questo era il terzo episodio di Craftopia. Ora ci fermiamo qui perché ovviamente ho messo un video per ogni giorno in cui normalmente non c'è video. Spero di avervi tenuto compagnia un po' di più. Spero di avervi intrattenuto. Spero il gioco vi sia piaciuto. E ovviamente non dimenticate di lasciare i commenti qua sotto in modo da poter discutere anche di questo bellissimo e promettentissimo Craftopia. Alla prossima, ragazzi, un saluto a tutti e alla prossima. Ciao ciao!